Claudio Mavero, presidente dell'Aurora Brian Naval, la società che organizza la 17ª edizione del Giro della Brianza per la categoria Juniores Memorial Daniela Lombardi, una manifestazione che ormai è radicata nel territorio, ha una sua fascino, una sua tradizione e ci dicevate prima anche già un discreto numero di iscritti, quindi immagino che ci sia piena soddisfazione da parte degli organizzatori. Primo dato positivo, il numero degli iscritti. Quest'anno è il terzo anno col nuovo format gara in linea più gara cronometro nel pomeriggio, e quindi rispetto all'anno scorso, dove magari anche per una concomitanza di gare di calendario c'era stato un numero di iscritti insomma non rilevante, quest'anno invece siamo già quasi al top delle due centinaia, per cui siamo molto soddisfatti e riproponiamo per il terzo anno il format gara in linea più gara cronometro. Prima di parlare del terzo anno, però, ci tengo a ricordare che il Giro da Brianza è arrivato al 17° anno e quindi per noi è un orgoglio, visto le difficoltà che si hanno comunque ad organizzare gare, a mantenere la costanza e intanto di non perdere neanche un'edizione. E poi 17 anni, mi piace ricordarlo, ricorderò ancora stasera, che è quasi un'età maggiorenne insomma, 17-18 anni, una persona da appena nata diventa adulta, quindi possiamo dire che il Giro da Brianza l'anno prossimo diventa maggiorenne. Da 3 anni a questa parte, questo è il terzo anno, abbiamo voluto dare una connotazione che rappresentasse un po' un'unicità di questa gara rispetto a tante altre, cioè renderla un piccolo giro, nel senso proprio una gara a tappe, ovviamente per questioni logistiche da svolgersi in un giorno solo, però che rappresentasse sia la gara in linea, che ha anche gli aspetti sia di pianura che di salita, e poi la gara cronometro al pomeriggio, che invece è una vera e propria con scalata riservata ai primi 20 arrivati. È un format che, come tutti i format, bisogna partire col numero zero e ovviamente all'inizio le cose devono entrare anche un po' nella mente e essere metabolizzate da tutti, dagli sportivi, dagli spettatori, eccetera. Io sono dell'idea, con i miei soci e collaboratori, che più manteniamo la costanza nel proseguire con questo format e più entrerà anche nel DNA di tutti i corridori compresi, come dicevo l'anno scorso, per magari poter dire un domani: io voglio andare a correre al Giro della Brianza perché mi piace essere nei primi posti di questo albo d'oro così particolare. Sicuramente la vostra è una scelta lodevole, giusta, e anche direi il vincitore della scorsa edizione, Andrea Piccolo, poi nel corso dei mesi ha dimostrato che dal Giro della Brianza emergono corridori sicuramente di spessore, perché poi l'abbiamo visto campione italiano a cronometro e protagonista anche al mondiale. Immagino sia una soddisfazione anche per gli organizzatori poi vedere questi ragazzi raggiungere traguardi così prestigiosi. È una soddisfazione assoluta, perché nel corso degli anni ci sono stati tantissimi corridori che adesso sono passati e sono tuttora nei professionisti, quindi tra quelli degli ultimi anni si può citare Wackermann, Spreafico, Bonifazio e tantissima altra gente, senza nulla togliere nessuno. Corridori che, fra l'altro, poi quando passano nel professionismo, come anche Kevin Colleoni quest'anno, si fanno valere, voglio dire, non passano nel professionismo solo da gregari, con tutto rispetto per un gregario, quindi si fanno valere, e già adesso cominciamo poi a vederli nei primi posti delle varie classifiche, delle gare gare, e ovviamente devono fare tutto il loro percorso per poi arrivare ad essere un domani, spero per tutti, nel top di gamma del professionismo. Però per noi questa cosa qui è molto importante. È bello anche andare a rileggersi gli ordini di arrivo e anche di partenza degli anni proprio addietro, eccetera. A un certo punto scopri un professionista che è stato professionista e dice: ah, ma cavoli, è stato da noi, e quindi magari all'inizio manco ce lo si ricordava. Quindi diciamo che per connotazione di gara, per momento dell'anno in cui la gara si trova, per essere allocata comunque in una regione che ha una densità ciclistica, una tradizione ciclistica notevolissima, da qui passa molta gente che poi vediamo anche in televisione, tanto per dire, ecco. Per concludere, l'abbiamo detto, una manifestazione che richiede anche un grosso impegno da un punto di vista organizzativo, perché organizzare la gara della mattina e poi la cronoscalata del pomeriggio tutta la giornata, davvero ci vogliono tante persone che lavorano dietro le quinte, e immagino che da presidente sia doveroso anche un grazie a chi lavora e anche a chi vi dà una mano per realizzare questa bella manifestazione. Oltre che doveroso, il grazie io oserei dire è essenziale, perché senza il contributo, qui veramente sembra una frase fatta, però senza il contributo di tutti
ciò che tutti quelli che nomino, quindi autorità, sponsor, volontari, soci, sicurezza, senza il contributo di tutti questi anelli della catena, la catena non sta insieme. E quindi è un ringraziamento veramente sentito a tutti, perché tanti di questi poi, non, come dicevo anche l'anno scorso, non sono qui da due ore, è gente che comunque ci segue, dal volontario, lo sponsor, alle stesse autorità, ci segue da sempre, ci segue da 17 anni. Quindi ci sono persone che effettivamente sono qui da 17 anni, eccetera. Abbiamo la grossa fortuna di avere, come dicevo anche in passato, degli sponsor che hanno una connotazione sportiva, tutti, perché anche in diversi ambiti che non sono il ciclismo, ma capiscono quello che è il simbolo dello sport e i messaggi positivi che lo sport può passare. Idem le varie autorità, sia le varie federazioni ciclistiche di Lecco e quella lombarda, e anche le autorità comunali di Olgiate, perché comunque hanno sempre supportato e anch'esse conoscono bene il valore dello sport e che cosa significa rendere felice o una platea di 500.000 persone per una giornata. Allora, forse non l'abbiamo ancora detto, l'appuntamento è per il 30 di giugno con la 17ª edizione del Giro della Brianza per la categoria Juniores ad Olgiate Mogora, appuntamento ovviamente per tutti gli appassionati di ciclismo e gli amici sportivi da parte dell'Aurora Brian Val. Aspettiamo tutti, il ritrovo è in polisportiva Olgiate Mogora, è impossibile, è via Aldo Moro, comunque è impossibile non trovarla. Quindi aspettiamo veramente tutti, anche chi non è mai venuto, non sa cos'è una gara ciclistica, vuole dare un'occhiata anche a 4-5 passaggi, alla partenza della conoscalata pomeriggio, venga, perché è una cosa un po' diversa dal solito. E come è successo per il sottoscritto, arrivi una volta e poi non vai via più.